Grazie a tutti, mi fanno cenno che non abbiamo il tempo per le domande, grazie agli intervenuti, vi lascio con un'immagine, abbiamo parlato di 4.0, ma c'è chi è più avanti, Nino D'Angelo ha fatto un concerto 6.0, non so cosa ci sia sul 5, grazie a tutti. Grazie, sì, scusate, siamo già mezz'ora in ritardo e quindi dobbiamo per forza andare un po' veloci. E grazie, perché davvero credo che da questa prima sessione siano già emersi degli spunti e dei ponti molto significativi rispetto al tema, diciamo, centrale che affrontiamo oggi, che è più legato al welfare e alla cura. Io darei subito la parola a Stefano Maffei, che insegna al Politecnico di Milano e è responsabile scientifico del Polifactory, quindi del Fab Lab del Politecnico. E Stefano l'abbiamo coinvolto perché ci presenta una preziosissima anteprima di una ricerca che verrà presentata a breve pubblicamente e che ha molto a che fare, diciamo, con i temi di cui discutiamo oggi, perché ci racconta proprio di questi meccanismi che loro hanno guardato dall'alto, di cui forse Open Care è un esempio che avete osservato, cioè il progetto europeo nostro. E che è un'operazione sostenuta tra l'altro da Sanofi, ma adesso magari dici qualcosa tu sull'operazione in generale. Grazie Stefano. Allora, avrò meno di 15 minuti perché vedo il totalizzatore che va. Allora, innanzitutto vi ringrazio Open Care, che è anche un gruppo di amici, e ringrazio il Comune di Milano per averci chiamato qui. Allora, questa è una presentazione di quella che si direbbe di dati di cucina. Stiamo ancora finendo l'elaborazione di tutto il materiale che abbiamo e quindi è solo, credo, un elemento per far partire un dibattito e una riflessione. Allora, mi ricollego a quello che ha detto prima Stefano Micelli. Ci sono alcuni soggetti anche privati, in questo caso Sanofi Genzyme, che è la divisione che ha le molecole per curare malattie rare di una grande multinazionale farmaceutica, che ha un'idea di cura diversa, che è quella che nasce, se il clicker funziona... No, non era acceso, perdonate, la tecnologia no, non funziona ancora. Va bene, comunque continuo a parlare. Nasce dalla loro esperienza di immaginare che ci sono dei percorsi di cura appunto che non sono quelli legati al discorso delle big pharma, della costruzione di molecole, quindi life science, eccetera. Si sono impegnati nel sostegno di un contest che si chiama Make to Care. È un contest che vede innovatori indipendenti, pazienti, maker, proporre delle soluzioni di cura che servono per risolvere o aiutare pazienti che hanno disabilità o problemi gravi legati alla loro vita quotidiana, ai loro bisogni normali. Allora, aspettate, perfetto. Questo contest è stato posizionato all'interno di una delle arene dove appunto questo tipo di innovazione si misura, che è la Maker Faire di Roma. Quest'anno ci sarà la seconda edizione, noi abbiamo cominciato a collaborare con loro dandogli un supporto per andare a costruire uno scouting di progetti e soluzioni interessanti. Non vi faccio uno show di quelli che sono gli elementi che in realtà sono molto simili al mondo, diciamo, del mondo open care dal punto di vista appunto della ricerca. A partire da questa piattaforma però Questa azienda, ma anche noi, ci siamo chiesti: ma perché dobbiamo semplicemente ricevere delle soluzioni e non proviamo a indagare il sistema che c'è dietro, come questo sistema sta nascendo, si sta configurando, quindi perché non esplorare il mondo dei progetti e dei soggetti che se ne stanno occupando? Per fare questo ci siamo dovuti chiedere che cos'è il Make to Care, un pochettino, abbiamo dovuto provare ad essere scientifici, un po' accademici, ovviamente non ci siamo riusciti, vedrete i risultati. Però questo, dal punto di vista generale, ci costringeva a dare una visione che potesse essere confrontabile, questa dell'esplorazione. Quindi abbiamo detto, costruiamo un framework di indagine, cioè un modo con cui andiamo a guardare la popolazione di nuovi entranti, quelli che vogliono fare qualcosa davvero, che in qualche modo lo propongono. Non vi commento tutte le fasi, ma solo per dire che in questa operazione abbiamo usato un approccio di tipo fenomenologico, cioè siamo andati a cercare esperienze, soggetti, contest, attività pubbliche, proposte private dentro i Fab Lab, eccetera, per cercare di individuare appunto questi elementi emergenti. Però ci siamo dovuti dare anche un pochettino degli elementi di definizione.
i tre elementi sostanziali che abbiamo cercato di individuare, tre grandi contenitori. Uno era quello che noi abbiamo chiamato area del making della nuova imprenditoria, new entrepreneurship, che tipicamente è quella rappresentata un po' dai soggetti che popolano la ricerca open care, ma anche di molte, credo, delle persone che fanno parte di questa audience di stamattina. Il secondo è il mondo dell'healthcare e del sistema della ricerca ufficiale, vera. Cioè, quindi il mondo degli RCSS, di tutta la ricerca medica di un certo tipo, eccetera, eccetera. Il terzo polo di questa cosa qui è il mondo invece dei pazienti, pazienti innovatori, il mondo dei caregiver e delle associazioni pazienti. Quindi questi tre grandi elementi. Il tema era cercare queste soluzioni che potessero risolvere, arrivare a quelle idee di cura che, diciamo, in questo momento non ha, tra virgolette, un mercato ancora, non è sostanzialmente configurata solo come un'attività che ha delle finalità di tipo economico. Il secondo livello era proprio andare a vedere un'area più specifica ancora, che va a vedere come questi soggetti che sono maggiormente innovatori in qualche modo costruiscono delle coalizioni per raggiungere il risultato. Non sono solo, diciamo, soggetti indipendenti, anche se nella nostra misurazione, nel nostro repertorio, vedremo che ce ne sono anche molti, sono molti individui che davvero partono in questa dimensione, ma come tutto questo sistema che è doppiamente innovativo prova a configurarsi. Da ultimo ci siamo andati a immaginare che il processo di innovazione che ci interessava era proprio quello bottom up, era quello collaborativo e che nasceva non attraverso, diciamo, il processo, al contrario, top down, che parte da una visione generale, sistemica e sistematica e in qualche modo produce soluzioni. Quello che ci siamo immaginati è di provare a dividere questi tre primi ambiti principali, che sono dei grandi contenitori di soggetti, cioè di luoghi o persone o enti, organizzazioni che fanno questo processo, andando poi a cercare delle connessioni con altri elementi che sono queste aree di intersezione che nascono tra i vari ambiti. E il finale, come dire, giusto perché non posso raccontare, ho 8 minuti per raccontare tutto ancora, è questa rappresentazione dell'ecosistema, dove, se vedete e vi immaginate, in queste aree di interazione trovate, diciamo, gli elementi più interessanti. Questo Public and Community Innovation System è il dialogo tra le associazioni pazienti e il mondo della ricerca ufficiale, i grandi progetti di ricerca scientifica finanziati. C'è questa rappresentazione dell'individuo e del bisogno che passa attraverso un mediatore, piuttosto che quello che noi abbiamo definito MedTech System, cioè l'idea che ci sia una partenza dal mondo dei Fab Lab di iniziative che vanno a risolvere problematiche e bisogni, ma che poi in qualche modo crescono e si spostano in un ambito di interazione col mondo della scienza e della tecnologia ufficiale, creando nuovi modelli di impresa, questa imprenditoria che usa modelli dal basso, fino a quello che abbiamo chiamato Advanced DIY System, che invece è proprio questa idea che, se non c'è un mercato, molto spesso alcune di queste soluzioni rimangono a uno stadio ancora di una produzione artigianale che non riesce a scalare, perché ci sono tutta una serie di barriere regolamentative di costo dentro un sistema ufficiale. Però alla fine quello che noi interessa è l'area del make to care, che raggruppa, no, è come un insieme di sovrapposizioni, tutte queste caratteristiche, dove noi crediamo che ci sia un potenziale di innovazione, appunto dal basso, molto alto. Per fare poi, diciamo, il popolamento in maniera molto sempre artigianale, ci siamo andati a suddividere queste categorie in delle categorie di soggetti. Ovviamente, premetto, la nostra è una ricerca in progress, quindi non è né completa né esaustiva, è solo un primo tentativo di fare un affresco sul quadro italiano. Noi ci siamo occupati solamente, diciamo, del quadro italiano, non abbiamo neanche istituito confronti. Non sto a, come dire, a elencarvele, giusto per darvi un'idea, diciamo, del livello di complessità della mappatura che abbiamo fatto, e a partire da questo siamo andati a cercarci i progetti. Abbiamo individuato 188 soggetti e 120 progetti che in qualche modo potevano essere rappresentati attraverso questa definizione. I progetti, come vedete, abbiamo trovato dei livelli di analisi per provare a raccontarli. Nel report che uscirà, faccio lo spoiler, tra poco sarà pubblico, con anche i dati pubblici che quindi, come dire, permetteranno un'integrazione, diciamo, di informazioni anche, diciamo, di terze parti, di altri che entreranno sulla stessa area e potranno commentare. Tutto questo lavoro ci ha portato a un'analisi interpretativa. L'analisi interpretativa ci racconta i numeri principali, ve li ho detti, ci racconta dei livelli che adesso io, con un po' di infovisualizzazione nei 5 minuti rimanenti, provo a raccontare. Abbiamo analizzato la distribuzione dei soggetti, diciamo, in Italia, e con una serie di figure che in qualche modo raccontano questa cosa. Abbiamo analizzato
le polarizzazioni, perché ci sono alcune polarizzazioni che sono molto rilevanti e secondo me costituiscono materia anche che si collega al primo elemento del dibattito che abbiamo visto oggi. Abbiamo fatto una prova di pesatura, perché ci sono, come dire, in questa categorizzazione degli elementi che spiccano e degli elementi che invece necessariamente devono crescere, fino ad analizzare elementi come il tema delle coalizioni. Ci c'è una grande presenza di coalizioni che rappresenta invece, diciamo, uno degli elementi trainanti di tutto quanto. Passo, come dire, al visuale. Allora, non farò dei grandi commenti, ma giusto per darvi un'idea, come vedete, tutta l'area che noi consideriamo emergente ha una rappresentazione in termini percentuali che sta più o meno qui, quindi non è ancora un elemento di tipo dominante, però ha una buona rappresentazione. Vuol dire che in effetti sul contesto nazionale noi possiamo rintracciare una serie di progetti molto promettenti. Quello che manca probabilmente è ancora, diciamo, la capacità di espandere la propria potenzialità, come dire, all'interno del sistema della ricerca e dell'imprenditoria ufficiale. Questi sono, diciamo, degli esplosi, giusto molto veloci, di numeri legati alle categorie, quanti ne abbiamo trovati, come sono stati in qualche modo interpretati. Anche qui, diciamo, sempre dati, giusto per dare un'idea invece del tipo di distribuzione. C'è una fortissima polarizzazione, c'è un grande risultato che vede la Lombardia al centro di questo sistema dell'innovazione. E però anche con degli elementi che sono, da un punto di vista generale, controintuitivi. Cioè il fatto di immaginare il centro-sud come aree non vocate invece non è assolutamente vero. Ci sono regioni come la Puglia o la Campania che hanno una forte attività, anche perché abbiamo poi analizzato la cosa dal punto di vista non solo dei valori ma anche dei poli urbani, degli attrattori. Milano è un attrattore straordinario. Un attrattore straordinario, vale da solo all'incirca un terzo del sistema italiano. Ovviamente Milano è provincia, diciamo, inteso nella sua area metropolitana. Però vediamo anche che c'è tutta un'altra serie di aree secondarie che in realtà coincidono con la collocazione del sistema della ricerca ufficiale. Quindi abbiamo IIT a Genova, Bologna con tutta la concentrazione di RCS molto importanti e di centri di ricerca e di sperimentazione molto importanti. Torino anche lì con una grande università, una serie di iniziative piattaforma. Roma, compreso anche Bari, Lecce, che hanno degli elementi interessanti con cui legati alla presenza di incardinamenti di sistema della ricerca ufficiale. Napoli, che è città della scienza, con questo grande attrattore che ha fatto nascere un'orbita di soggetti intorno, fino ad arrivare a Pisa, che è, diciamo, è una città che dal punto di vista dei numeri è relativamente poco comparabile, ma alla grande eccellenza della Scuola Superiore Sant'Anna, quindi con un'eccellenza assoluta in termini di robotica e robotica riabilitativa. Questo è giusto per darvi un'idea del sistema lombardo e il valore del polo milanese che, diciamo, rappresenta la quasi totalità, diciamo, dal punto di vista dei soggetti. Giusto per darvi un'idea, invece, questo è il livello, diciamo, di interpretazione dei progetti. Anche qui, come vedete, c'è una fortissima polarizzazione di progetti che appartengono a quest'area del make to care, quindi che raggruppano quelle caratteristiche di innovazione dal basso, presenza di espressione dei bisogni di pazienti, capacità di usare una tecnologia che è una tecnologia alta e ufficiale. Dato altro molto importante, qui, come dire, suggerisco che c'è una visione ribaltata che è quella della pesatura dei soggetti. Come vedete ci sono moltissime, quelle che noi abbiamo chiamato monocoalizioni, che sono individui. Quindi c'è una grande presenza ancora molto forte di iniziativa individuale, di espressione, di progetto che parte da un'individualizzazione, e io la chiamerei personalizzazione del bisogno. Però è molto interessante anche vedere che ci sono 10 grandi coalizioni, uno dei progetti mappati e uno appunto Open Care, che ci fa vedere come in realtà c'è un sistema della ricerca ufficiale che sta cominciando a in qualche modo potenziare l'iniziativa che invece in molti casi è individuale. L'analisi di questa cosa qui, se facessimo una comparazione pesata, dice che questo sistema delle coalizioni vale all'incirca, diciamo, quasi la metà, diciamo, del sistema complessivo, quindi questo è parzialmente fuorviante e vuol dire che però c'è una forza equilibrata che potrebbe essere trascinata, che è quella invece dell'iniziativa individuale. Abbiamo fatto anche delle ipotesi, queste un po' più sofisticate e difficili da raccontare in un minuto, di come funziona il sistema di relazione in questo modello di
costruzione di coalizioni. Come vedete è un territorio ricchissimo in cui forse più di questo, perché abbiamo fatto un focus sul tema di Fab Lab e Makerspace, possiamo vedere un pochettino il mondo di riferimento delle iniziative e dei progetti che loro hanno compiuto. Anche qui, come dire, dovremmo avere, diciamo, una doppia esposizione che parla di progetti e di soggetti, quindi è molto difficile catturarlo. Ma giusto per dirvi, se mettiamo le due categorie che sono queste, che sono i veri e propri Fab Lab e tutto il mondo che fa sperimentazione a partire da, otteniamo, credo, un mondo che ha molto a che fare con la discussione anche sulla nuova manifattura. Da ultimo abbiamo, perché nel report sono presenti tutta una serie di riferimenti a schede di caso che vengono analizzate profondamente, i casi appunto sono 120, libereremo tutto il database dei 120 casi perché li metteremo in una piattaforma pubblica a partire da gennaio e febbraio, tempi tecnici per renderli accessibili, e che in un qualche modo vorremmo poi far passare da un modello a scouting a un modello a ingaggio, cioè semplicemente di autocandidatura e di autorappresentazione. Però abbiamo fatto anche un pochettino una clusterizzazione per tipologia di progetti che loro hanno proposto. E come vedete ci sono cose molto molto diverse, no? Noi le abbiamo usato una metafora, diciamo, legata al corpo, no? E credo che questo sia un altro degli elementi interessanti, perché facendo un'analisi fine ci rendiamo conto che ci sono aree, come dire, che in un qualche modo richiedono un intervento ai tech che sono poco popolate, mentre invece ci sono elementi che sono tipicamente quello degli ausili, degli elementi di sostegno, che invece, anche perché sono molto più vicini all'area di un bisogno percepibile, sono invece molto popolari. Il report sarà disponibile, credo, in un mese, in download pubblico, aperto, e quindi potrete tutti quanti vedere, diciamo, la versione. Qui c'è uno stop che mi urla, come dire, le cose, e niente, avrei finito. Vi ringrazio.